altri paesi dell'Europa centrale. Dal 2003 ad oggi vi è stato un percorso, un cammino caratterizzato da reiterate conferme da parte dei consigli europei, delle conferenze internazionali, dei summit con i paesi balcanici, reiterate conferme da parte dell'Unione Europea della volontà di arrivare all'adesione. Questo cammino naturalmente è stato lungo, anche perché nel frattempo è intervenuta una grave crisi economica tra il 2008 e il 2015 che ha colpito l'Europa e che quindi ha in qualche modo rallentato tutti i processi. Peraltro l'Europa è stata investita anche da altre dinamiche, per tutte Brexit, e quindi in qualche modo tutto questo ha influito nel rallentare il percorso del desiderio. Negli ultimi anni c'è stato un processo, c'è stata un'accelerazione, prima con l'avvio dei negoziati di adesione con Serbia e Montenegro e recentemente, nel corso degli ultimi mesi, con la decisione di aprire i negoziati con Albania e Nord Macedonia. E non a caso noi qui abbiamo oggi, come ospite di questo incontro, il capo negoziatore dell'Albania dei negoziati, accompagnato da 3 viceministri che fanno parte del gruppo di negoziato dell'Albania. Ed è un'occasione importante per approfondire i temi. È molto importante. Ovviamente non è ancora definita, non sono ancora definite scadenze per ciò che riguarda la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo, è un processo che è più lungo, peraltro per quello che riguarda il Kosovo è evidente che la prospettiva è molto legata all'esito dei negoziati tra Serbia e Kosovo per la normalizzazione dei loro rapporti. Però siamo in un percorso che ha conosciuto e conosce un'accelerazione. L'Italia ha sempre sostenuto con grandissima convinzione il percorso di allargamento, consideriamo che sia fondamentale per la sicurezza e la stabilità della regione e dell'Unione Europea e che quindi bisogna lavorare per portare a compimento questo processo nei tempi più rapidi possibili. L'Italia è, come sappiamo tutti, primo o secondo partner economico e commerciale di tutti i paesi della regione, ha relazioni politiche consolidate e forti, ha relazioni culturali che affondano le radici della storia, quindi per noi sostenere l'allargamento ai Balcani occidentali è una scelta, diciamo, corrisponde a un interesse strategico e alle relazioni di lungo periodo che abbiamo coltivato con i Balcani. Tra l'altro, il CESPI sta per pubblicare tra qualche settimana un volume con il nostro partner editoriale, con la casa editrice Donzelli, dedicata proprio alle relazioni bilaterali tra l'Italia, l'Albania, la Serbia e la Bosnia. E quindi avremo un ulteriore strumento e materiale per sviluppare le iniziative nostre del centro a sostegno della strategia, peraltro è in corso da alcuni mesi sul sito del CESPI un forum aperto sull'allargamento dei Balcani, un forum aperto al contributo che si sta sviluppando e ha già raccolto molti contributi sia di personalità italiane che di personalità straniere. Questo per inquadrare, diciamo, il tema. È in collegamento con noi da Milano Tatiana Sekulic, Dipartimento di Sociologia dell'Università di Milano, che da tempo si dedica a tutti i temi dei Balcani e che quindi contribuirà alla discussione. Io mi fermo qui, darei la parola all'ambasciatrice Anita Vitrilani, che è qui con noi, la ringrazio. Coloro che devono parlare devono venire qui per ragioni di ripresa. E subito dopo lasceremo la parola al capo negoziatore Mazzi, che farà l'introduzione della nostra discussione e poi si aprirà la discussione. Grazie a tutti coloro che in presenza sono qui e grazie a coloro che ci seguono in via webinar. E adesso diamo la parola all'ambasciatore.
Buonasera a tutti, qui presenti. Saluto chi ci segue online, in un modo particolare la ricercatrice Sekulić, che d'altronde partecipa anche nel nostro convegno. Un ringraziamento speciale va all'onorevole Fassino per il sostegno in questa iniziativa, ma per l'amicizia incondizionale, per diciamo il buon volere o il voler bene dell'Albania e degli albanesi in tutta la regione. Mi ricordo che 2 anni fa abbiamo fatto insieme una cosa simile ad Ancona, nella presentazione di quel volume lì, Balcani o la questione balcanica. Quindi quella pubblicazione ne è la dimostrazione di un percorso del professore che ha seguito da vicino l'evoluzione della questione balcanica. Oggi siamo insieme a una delegazione ben nutrita dell'Albania per parlarne non solo dei Balcani, ma di un argomento più specifico con un titolo: Unione Europea, Roma, Tirana, partenariato strategico per l'adesione. Quindi c'è una evoluzione nel tempo, ma anche nel contenuto, nei nostri rapporti, nei rapporti tra l'Italia e l'Albania, l'Albania e l'Italia. Mi piace sottolinearlo questo. Cioè, il duetto sia da una parte che dall'altra, perché tali sono le relazioni tra i nostri due paesi. Ci sono poi tantissimi albanesi in Italia, diventati cittadini italiani, e ci sono tantissimi italiani in Italia, in Albania, che hanno scelto il mio paese, il nostro paese, come una possibilità, un'opportunità di studiare, di vivere, di fare business. Quest'anno stiamo nel 10° anno della firma di un documento che io ci tengo tanto a chiamarlo strumento che approfondisce le relazioni tra i nostri due paesi, il documento del partenariato strategico. 10 anni fa, quando fu firmato, redattato, concepito, redattato, scritto e firmato, il mio paese era, anche l'Italia, erano in altri momenti, in altre circostanze, le congiunture erano differenti. Il mondo in questi 10 anni è cambiato anche in questi ultimi 9 mesi, cioè 2 ultimi anni o 9 mesi o quelli, infatti, no, gli ultimi 9 mesi. Quindi la velocità con la quale si svolgono le cose influisce anche e condiziona anche nei rapporti, nelle relazioni e nell'andamento di tantissime iniziative, processi, progetti. Però quello che è rimasto costante, inamovibile, indiscutibile, incondizionato, è stato il sostegno incondizionato, convinto, ben forte, dell'Italia verso l'Albania nel suo cammino, nel suo percorso, e mi piace dire non più
per l'integrazione, ma verso l'adesione, perché anche i nostri ritmi di lavoro, il nostro impegno, sono giunti ad un punto in cui tutti ci devono prendere non sul serio nel fatto che di questo, cioè della serietà del problema mai si è discusso, però in questo momento noi stiamo manifestandosi, dimostrandosi con il lavoro svolto, i risultati ottenuti, siamo ben consapevoli che ce n'è tanto ancora da fare, però questo che rimane da fare lo dobbiamo fare insieme. Insieme anche coi paesi membri della Unione. E il primo è il nostro vicino particolare, speciale, amico e fratello, l'Italia. Cioè faccio due osservazioni. Questi ultimi mesi personalmente li ho vissuti e con una intensità e con una velocità di successi e di sviluppi che cioè ti sconvolgono a volte la vita. Quindi voglio dire che ho vissuto e condiviso con gli italiani anche cioè, questa lotta o questa battaglia importante che ci ha sconvolti a tutti, il Covid. E il fatto di convivere, condividere quei momenti tra italiani e italo-albanesi in Italia ci ha fatto, a me personalmente, mi ha fatto anche pensare che cioè non siamo solo vicini, siamo anche dei fratelli. Quindi delle convivenze, sofferenze, ma anche dei momenti di sollievo, anche di gioia dentro la situazione triste e anche un po' pesante, grave che condizionò il Covid, li abbiamo affrontati insieme, sia qui in Italia che in Albania. E il secondo momento non è quello che ne abbia a che fare con questi ultimi 9 mesi, ne ha a che fare con quello che succedeva fine novembre, il 26 novembre dell'anno scorso, in Albania, con il terremoto. Cioè i primissimi ad arrivare e fare lo sforzo, impegnarsi per salvare delle vite sotto le macerie, erano i fratelli italiani. Quindi una fratellanza che in quest'ultimo anno io l'ho vissuta. Poi l'ho sentita anche pronunciata direttamente dalle parole del ministro degli esteri Di Maio, i nostri fratelli albanesi ci sono venuti in aiuto, o dal primo ministro Conte quando quel momento in cui da Bruxelles ci veniva quella brutta notizia di chiusura delle porte, ha dichiarato che quello era un errore storico verso gli albanesi, i fratelli al di là del mare. Quindi una fratellanza che cioè diventa palpabile, vibrante nella quotidianità, sia nel territorio italiano che nel territorio albanese. Questa di oggi, questo convegno di oggi, è un'altra dimostrazione di quello che rappresenta l'Albania e l'albanesità
per il mondo, diciamo, non solo politico, ma anche quello del pensiero, degli esperti che studiano, fanno delle ricerche, il mondo accademico, per avvicinarci di più alla opinione pubblica italiana. Eventi come questi di oggi, sarebbe importante che continuino ad essere celebrati, e mi auspico che possano essere organizzati anche a livello accademico, con le istituzioni accademiche. Non è che ne manchino, però sono realizzati in circoli piccoli, ridotti, magari, anche se poi ci sono tantissimi studenti albanesi o italo-albanesi negli atenei italiani. Ecco, ringrazio di nuovo per questa possibilità, per questo convegno e per questo foro in cui si possono dibattere o parlare, discuterne tante cose, soprattutto quelle che hanno a che fare con il nostro gruppo dei negoziatori con l'Unione Europea. Grazie. Grazie, onorevole Fasino. Vorrei iniziare ringraziando l'onorevole Fasino, presidente della Commissione parlamentare Affari Esteri, il direttore Frigeri, per l'organizzazione di questo graditissimo webinar sul partenariato strategico Albania-Italia, anche per l'integrazione dell'Albania nell'EU. Ringrazio molto anche il direttore del Consiglio Affari Esteri per la presenza. Ringrazio anche tutti coloro, circa 55 persone, che sono presenti e che stanno seguendo virtualmente questo webinar. L'impegno permanente, forte e inequivocabile dell'onorevole Fasino nel sostenere l'allargamento dell'Unione Europea ai paesi balcanici, in particolare Albania, il suo ruolo di Presidente della Commissione Affari Esteri e le sue dichiarazioni politiche a favore dell'apertura dei negoziati con Albania sono stati e sono molto apprezzati e di grande aiuto per il nostro Paese. L'intensificazione della cooperazione interparlamentare, lo scambio di visite delle delegazioni parlamentari, dei presidenti delle commissioni per gli affari esteri del Parlamento sono molto importanti. L'integrazione dell'Albania nell'EU dovrebbe rimanere un tema importante per la cooperazione parlamentare e Albania aspetta con grande piacere la visita di onorevole Fasino in Albania. Per il mio paese, l'Italia è sempre stata e rimane un principale partner strategico speciale. La nostra cooperazione ha radici profonde, straordinariamente solide, basate su relazioni storiche, culturali, economiche e umane. Abbiamo un dialogo e una cooperazione interstatale stabile, forte, intensa, in molti settori e aree. Queste relazioni sono vincolate anche dai nostri profondi interessi strategici,
da una meravigliosa affinità nella mentalità, nelle tradizioni e nei desideri dei nostri popoli, da uno stretto partenariato nato, da una comune prospettiva europea e dalla vicinanza dei due nostri popoli. L'assistenza dell'Italia è stata straordinaria sempre. Un vivido esempio è stato l'aiuto straordinario arrivato quando il terremoto ha colpito Albania nel novembre dell'anno scorso, seguito dalla situazione del Covid-19. Anche il sostegno e l'assistenza dell'EU sono molto apprezzati. Un sentito ringraziamento per l'aiuto fornito dal governo italiano, dal popolo italiano, alla conferenza dei donatori in febbraio scorso. La decisione del Consiglio europeo di marzo di quest'anno di aprire i colloqui di adesione con l'Albania è stata una pietra miliare molto importante. È stato un grande incoraggiamento per noi andare avanti in modo ancora più risoluto, con impegno incrollabile sul percorso di integrazione. Ci auguriamo vivamente che ciò porti ai prossimi passi: l'approvazione del quadro dei negoziati, l'approvazione dell'organizzazione della prima conferenza intergovernativa subito dopo, entro quest'anno. L'Albania è grata di aver ricevuto il sostegno di tutti gli Stati membri dell'EU, ma in particolare il forte sostegno dell'Italia. Durante questi ultimi 30 anni, e in particolare durante tutta la storia, ma aiuti che continueranno adesso e ci continueranno anche nel futuro. Ciò dimostra che l'adesione dell'Albania nell'EU è un obiettivo strategico reciproco, come l'onorevole Fassino ha menzionato all'apertura di questo webinar. Nell'interesse di entrambi i nostri paesi, nell'interesse dell'EU più in generale. Per l'Albania, l'agenda europea significa lavoro concreto e continuo. Stiamo cambiando regole e regolamenti. Stiamo cercando di raggiungere gli standard per il nostro sistema politico, la nostra economia e, cosa più importante, per farsi sentire, produrre risultati concreti dalla nostra società. Lo screening dell'intero sistema legale e la revisione di esso e dell'accusa non hanno precedenti in Europa. Migliorare la politica e la pubblica amministrazione, combattere la criminalità organizzata, la corruzione e il traffico di droga, aprire il nostro mercato e concentrarci sui capitoli dall'ambiente ai diritti umani, dalla politica estera agli affari sociali, è il fondamento di tutti i nostri impegni nella vita pubblica. Questo è un lungo processo. Si spera che l'Unione Europea ne tenga conto. È estremamente importante non lasciare il vuoto, non perdere tempo, ma abbracciare da vicino questi paesi e questi popoli nella famiglia europea. I miglioramenti si ottengono meglio se vengono fatti lentamente, gradualmente, senza dolore, essendo considerati tu sei uno di noi. Dovrebbero essere riconosciuti tutti gli sforzi, l'impegno e i risultati constatati in vari campi, in particolare sulle riforme dello Stato di diritto, i diritti umani, la giustizia e la sicurezza. La nostra riuscita trasformazione verso una democrazia in piena regola, un'economia di mercato funzionale, una forte amministrazione civile, non è una strada breve. Buona volontà, duro lavoro e tempi ragionevoli per raggiungere l'obiettivo finale è necessario l'adesione nell'EU. Questo è un processo. Qualsiasi anello mancante paralizza il processo, diminuisce la volontà politica e il sostegno del pubblico. L'adesione
all'EU dovrebbe diventare una realtà tangibile e raggiungibile. L'Albania deve lavorare molto e andare avanti, con obiettivi chiari, impegno politico e determinazione da entrambe le parti, noi e l'Unione Europea. Noi adesso siamo pronti di aprire una nuova pagina. Abbiamo sviluppato un piano d'azione sulla base della consapevolezza che non tutte le priorità elencate nella decisione del Consiglio di marzo possono essere soddisfatte prima della prima conferenza intergovernativa. Ci sono quelli che riteniamo fattibili prima della conferenza intergovernativa e quelli che servirebbero come punti di riferimento di apertura per il cluster dei fondamenti, senza la cui attuazione soddisfacente non è possibile aprire il cluster dei fondamentali. L'integrazione dell'EU resta una delle nostre più importanti priorità di politica estera interna. Fin dall'inizio, questa decisione strategica ha ricevuto pieno sostegno da tutta la nostra società, dalla politica indipendentemente dall'appartenenza, dallo Stato, dal Parlamento, dalle organizzazioni non governamentali, dai media e soprattutto dalle persone. I preparativi strutturali interni per i negoziati si basano su esperienze di gestione e coordinamento dell'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e associazione e sulle conoscenze acquisite nelle riunioni esplicative della CHI con la Commissione europea. Dopodiché il governo ha istituito il coordinamento tecnico e politico per i futuri negoziati di adesione con l'Unione. Tutti i livelli della struttura negoziale sono funzionali. I gruppi di lavoro in ogni capitolo della CHI sono istituiti e operativi. Il primo ministro, con decisione del governo, ha nominato il capo negoziatore e ha formato la squadra negoziale con un mandato chiaro. Ci aspettiamo che la conferenza intergovernamentale sia convocata entro il termine della presidenza tedesca del Consiglio. E vorrei sottolineare che la determinazione del governo albanese a raggiungere questo obiettivo a breve termine è ferma e incrollabile. È infatti il tempo di attuare ciò che la retorica non ha mancato di pronunciare da molti anni. Una decisione strategica, chiara e costante dell'EU. Adempiere in modo soddisfacente diversi requisiti fondamentali è sufficiente per passare alla fase successiva, l'apertura dei negoziati con la prima conferenza intergovernamentale. Perché questo noi sappiamo bene, è una decisione politica. Concluderò dicendo che l'Albania ha una richiesta. L'approvazione al più presto possibile del quadro di negoziazione e l'insistenza nel tenere la prima conferenza intergovernativa entro quest'anno. Separando da una decisione positiva su un altro candidato, come potrebbero indicare alcuni interessi geopolitici, sarebbe un errore dell'Unione. Confidiamo nella forte posizione dell'Italia e nel suo sostegno e gli altri membri dell'Unione Europea con cui ho parlato hanno indicato chiaramente quanto farebbero affidamento sulle opinioni e le posizioni dell'Italia al riguardo. Voglio condividere alla fine, e non dimenticherò mai, quello che mi ha detto il mio padre, il mio defunto padre, che in bel tempo e con il cattivo tempo, l'unico paese che ci sosterrà assolutamente e aiuterà incondizionalmente sarà Italia. I miei colleghi possono approfondire alcuni problemi della politica estera, conclusione dell'articolo 10 delle conclusioni del Consiglio e del Ministero dell'Interno e della Giustizia. Grazie.
Ecco, darei la parola. Scusate. Darei la parola a Tatiana Sekulic, che ha opportunità di riprendere alcune cose introdotte dall'ambasciatore e ragionare, fare un po' un ragionamento più ampio su quello che sono appunto tutto il tema delle aspettative e in modo particolare se, un accenno un po' a quello che è stato indicato come un cambio di rotta nel comunicato della Commissione europea del 5 febbraio, dove il tema dell'allargamento si sposta da una responsabilità dei paesi a una responsabilità dell'Unione europea. E questo forse è il dato politico più interessante. A te, Tatiana, grazie. Allora, buonasera a tutte e a tutti i partecipanti a questa tavola e anche quelli che ci seguono online. Prima di tutto vorrei ringraziare l'onorevole Piero Fassino in qualità del presidente dell'Istituto CESPI e anche il direttore Daniele Frigeri per questo invito. Oltre a questo vorrei salutare gli illustri ospiti a partire dall'ambasciatrice Anila Bitrilani e l'ambasciatore Zef Masi e poi parto con questa breve riflessione sullo stato d'arte in cui ci troviamo oggi rispetto ai processi di adesione dei paesi dei Balcani occidentali. Quindi il 16 settembre Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione europea, ha pronunciato il discorso sullo stato dell'Unione di fronte al Parlamento europeo. Le parole dedicate ai Balcani occidentali assumono un peso e un significato notevole in attesa della pubblicazione del report 2020 e del documento strategico della Commissione riguardante i paesi in questione, prevista, speriamo, per ottobre. In questo discorso la decisione del Consiglio europeo del marzo di quest'anno di aprire i negoziati con Albania e con la Nord Macedonia è stata definita storica. I Balcani occidentali, nelle sue parole, si sono confermati parte indelebile dell'Europa, della sua storia e del suo destino. L'affermazione della Presidente von der Leyen seguono una serie di eventi, a partire dalla comunicazione della Commissione europea proprio del 5 febbraio, che dimostrano un cambiamento della nuova Commissione nei confronti del futuro allargamento dopo la moratoria di 5 anni e un'accelerazione delle decisioni politiche mirate a portare avanti il difficile processo di adesione dei paesi ex jugoslavi e dell'Albania. In tale prospettiva si può analizzare anche la determinazione con la quale la Commissione ha voluto organizzare il summit di Zagabria nel maggio 2020, nonostante la globale crisi pandemica. Quindi, la prospettiva credibile dell'adesione non basta più come una frase retorica, se non è seguita da un impegno concreto di tutte le parti, vista la posta in gioco. Se fino ad un certo punto si poteva considerare che lo sforzo trasformativo di raggiungere gli standard europei della democrazia, della sicurezza, della prosperità, del benessere, fosse più importante che diventare membri dell'Unione Europea a pieno titolo, oggi questo argomento non risulta più valido. Il processo di grande trasformazione in termini di europeizzazione riguarda in questo caso soprattutto la capacità delle istituzioni europee di creare e di sostenere le risorse umane e materiali necessarie per designare e effettuare le riforme mirate e co-costruite con gli attori e con le istituzioni locali di ciascun paese. Quindi non parliamo più dell'implementazione degli schemi prestabiliti da adottare unilateralmente, ma di un lavoro difficile che necessita prima di tutto di una cornice politica determinata. L'impegno, commitment, non può che essere reciproco e circolare, e l'azione trasformatrice dinamica e dialettica, tale da produrre effetti su tutti gli attori coinvolti, attori istituzionali naturalmente.
Questa considerazione, che a prima vista può sembrare banale e scontata, è emersa come risultato della ricerca che ho svolto dal 2008 ad oggi sul tema dell'integrazione europea dei Balcani occidentali. In tal senso, la mancanza di una chiara e credibile prospettiva di vedere premiati i cambiamenti raggiunti, a volte a caro prezzo sociale, politico ed economico, non può che rinvigorire forze politiche retrograde e anti-europeiste in ciascuno di questi paesi, ma direi anche nell'Unione Europea stessa. Sembra però che molto spesso i premi per gli obiettivi raggiunti vengano considerati dagli attori locali come non appropriati, mentre le sanzioni per i traguardi mancanti o incompleti spesso troppo severe. Nello stesso tempo ho potuto osservare un senso di frustrazione dei funzionari del Direttorato Generale di Allargamento a Bruxelles che seguono il processo di adesione per la lentezza e estrema difficoltà con cui si è proseguito nell'ultimo decennio. L'analisi ha dimostrato inoltre che in questo flusso comunicativo circolare tra enti e istituzioni, il cui lavoro quotidiano riguarda l'adesione dei Balcani occidentali, esiste e si perpetua una zona grigia di incomprensione sistemica attraverso la quale una parte di energia e di possibili soluzioni defluisce e a volte scompare. Parliamo di una cornice comunicativa dentro la quale il potere politico e decisionale è distribuito in modo asimmetrico, iniquo. E quindi se il messaggio del mittente contenente una condizione specifica viene traslato e interpretato in modo errato da parte del destinatario, la realizzazione dell'obiettivo indicato molto probabilmente non potrà corrispondere alle aspettative e la condizione non potrà essere adempiuta. Il modo in cui i miei interlocutori esprimevano la loro esperienza rivelava comunque un tale commitment, impegno personale, molto lontano dall'accusa del business as usual, e cioè dell'eccessiva burocratizzazione della Commissione. Quindi questi attori politici, istituzionali e direi anche sociali, investono e imprimono da tanto tempo e continuamente enormi energie umane nel processo stesso e nei suoi risultati, creando uno spazio comunicativo su cui si deve concentrare e che si può ottimizzare. Soprattutto adesso che dopo il Montenegro e la Serbia, anche l'Albania e la Nord Macedonia stanno per iniziare le trattative. La mia prospettiva, che punta sulle dimensioni sociopolitiche e istituzionali riguardo il tema dell'adesione, contrasta almeno in parte quella geopolitica dei grandi interessi globali e il nuovo ordine mondiale. In tal senso ribadisco quanto profondi siano i nessi e le relazioni di tutti i paesi in questione con l'Unione Europea al giorno d'oggi. Un approccio longitudinale ci permette di osservare quanti grandi passi si sono susseguiti dal Summit di Zagabria del 2000 e dal Consiglio Europeo di Salonicco nel 2003 e quanto pesante fu il punto di partenza di ciascuno di questi paesi, inclusa la Croazia e anche Slovenia, con le caratteristiche specifiche e conflitti interni e intraregionali ancora in parte risolti. Il tempo rimane sempre quella variabile controversa, soprattutto confrontando i tempi istituzionali con quelli biografici di ciascuno di noi. Perciò mi auguro che i negoziati con l'Albania e con la Nord Macedonia possano iniziare al più presto. Il percorso albanese di integrazione europea è stato molto peculiare rispetto al resto dei paesi dei Balcani occidentali, reduci dalla storia jugoslava federale. Ho potuto osservare nel corso della ricerca fino a che punto il tema dell'adesione all'Unione Europea fosse condiviso da tutte le forze politiche e sociali albanesi, al di là delle opposizioni ideologiche. Il traguardo della membership non è mai stato messo in discussione e i passi sostenuti, risultati poi in seguito con il conferimento dello status del candidato nel 2014 e oggi in attesa di aprire le trattative, sono prodotto di enorme impegno riformista di diverse parti sociali ed europee. L'Italia, sotto questo aspetto, risulta essere un partner privilegiato e un sostenitore cruciale dell'Albania nell'ambito delle istituzioni dell'Unione Europea.
Quindi mi auguro che i negoziati possano partire ancor prima delle elezioni politiche del giugno 2021, come diceva l'ambasciatore, speriamo fino a quest'anno, e non solo verso la fine dell'anno prossimo, come suppongono alcuni analisti come quelli del The Economist Intelligence Unit. Inoltre che il tema dell'integrazione europea non diventi l'ostaggio della campagna elettorale, per citare l'ambasciatore italiano in Albania, dottor Fabrizio Bucci, nel forum CESPI del 7 settembre. Mai come oggi la responsabilità per il processo di adesione verte sulle elite politiche dei paesi ex jugoslavi e dell'Albania e della loro capacità di prendere decisioni difficili sia per quanto riguarda le zone ancora non sufficientemente trasparenti considerando lo stato di diritto, il sistema giudiziario, la riforma dell'amministrazione pubblica in lotta con la corruzione e con la criminalità organizzata. La crisi pandemica ha colpito fortemente le economie europee e ancora di più quelle dei paesi coinvolti nel processo di adesione. Uscire fuori si può solo insieme, con un grande spirito di apertura e di cooperazione. Per me, soprattutto a livello regionale, di qualità diversa e più ampia riguardo alle iniziative complementari a quelle dei processi di integrazione dell'Unione Europea stessa adoperate finora. Vi ringrazio l'attenzione. Grazie mille. E ora grazie anche per aver sottolineato due aspetti centrali dal mio punto di vista. Uno è l'urgenza di arrivare, appunto, come diceva anche l'ambasciatore Mazzi, ha dei risultati concreti, e dall'altro l'intervento di Tatiana mi consente anche di sottolineare quello che è il ruolo della società civile che può avere e che ha a fianco di quelli che sono i negoziati, i ruoli delle istituzioni, una società civile che ha sempre fortemente creduto nel tema dell'allargamento e che può svolgere un ruolo importante soprattutto all'interno di questa dinamica di cui parlava Tatiana. Dove da un lato c'è da una parte un senso di frustrazione crescente per un processo che continua a faticare a decollare e che invece appunto la società civile può svolgere il suo ruolo di pressione e di riflessione su queste tematiche. Ora io inviterei il viceministro Sokol Debbia a intervenire e entrare anche nel vivo di quelli che sono le singole competenze, i singoli aspetti. Dottor Debbia è viceministro per le questioni dell'integrazione dell'Europa, dell'Unione Europea e membro del gruppo di negoziazione. Molte grazie per questa opportunità. Io passerei brevemente in rassegna i progressi compiuti nei settori chiave per la conformità ai criteri di adesione e anche per avviare i negoziati di adesione ufficialmente con la prima conferenza governativa. I risultati raggiunti nella trasformazione dell'apparato statale, del funzionamento della società. Una trasformazione che è risultato di sforzi enormi da parte non solo delle autorità albanesi, lei ha parlato della società civile, il dialogo con la società civile è molto importante per queste riforme, ma risultati che testimoniano anche la capacità trasformativa di una prospettiva credibile di adesione. Noi siamo consapevoli che molto rimane da fare, il percorso dei negoziati è un percorso lungo, quello che stiamo discutendo è l'avvio dei negoziati di adesione. Quindi molto rimane da fare, ma stiamo muovendo nella direzione giusta e con un ritmo credibile, partendo da una profonda, seria riforma del sistema giudiziario, con un riesame di tutti i giudici e procuratori, un riesame con risultati impressionanti, più della metà
di quelli che sono stati riesaminati sono stati rimossi o si sono dimessi. Questo dimostra la serietà del processo. Questo ha creato delle difficoltà nel funzionamento del sistema giudiziario, ma proprio perché il processo è molto, molto serio e molto profondo, richiede necessariamente un periodo di transizione dove si manifestano difficoltà, ma fortunatamente questo periodo di transizione sta giungendo al termine. Stiamo completando i posti vacanti, innanzitutto nelle due corti più alte del paese. Il dialogo politico è certo molto, molto importante per il processo di riforme legate all'adesione all'Unione Europea, la riforma elettorale. C'è stato un accordo di tutti i partiti politici in Albania, compresa l'opposizione extraparlamentare, sugli interventi, le modifiche della legislazione elettorale. Gli emendamenti del codice elettorale sono stati approvati dal Parlamento. I nostri sforzi, i nostri risultati nella lotta alla criminalità organizzata, nella lotta alla corruzione, sono là. C'è molto da fare, molto da migliorare, ma ci sono già risultati molto importanti e attendiamo ancora di più una lotta più vigorosa alla corruzione e alla criminalità organizzata come risultato di questa riforma della giustizia, il funzionamento del sistema giudiziario, l'istituzione di nuove strutture nel sistema giudiziario per la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, un ufficio speciale di accusa per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata che sta funzionando, sta producendo risultati molto concreti, una corte speciale per la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. Io mi fermerei qui per dare la parola ai miei colleghi per discutere i dettagli della lotta contro la criminalità organizzata con il Vice Ministro degli Interni, riforma del sistema giudiziario e lotta contro la corruzione con il Vice Ministro della Giustizia. Grazie. Grazie. Grazie mille per aver tratteggiato gli importanti processi, no? Si parlava di avviare dei processi in atto che non sono banali, la riforma di un sistema giudiziario è cosa che non è per niente banale e richiede tempo. Su questo appunto anche la collaborazione bilaterale tra Italia e Albania credo abbia funzionato molto bene. Ora darei la parola a Adea Pierbeni, viceministro e anche lei membro del gruppo di negoziazione. Grazie. Grazie a lei. Con il suo permesso io cambio in inglese il linguaggio, ma comunque sarò molto felice di rispondere a tutte le domande quindi posso capire molto bene l'italiano, ma direi, diciamo, prendo non più di 5-10 minuti per parlare di una delle riforme più importanti nell'Albania in questi ultimi 30 anni. But before I jump to that, I would like to thank CESPI, Osservatorio Balcani e Caucasi, and the European Council of Foreign Relations
not only for organizing this event, but also for following very attentively all the developments in Albania, and especially with regard to the European integration and also to the reforms which are ongoing. As you are aware, two of the main priorities with regard to the European integration agenda, among two of them are, let's say, the justice reform and the fight against corruption. So this is, I will focus on these two areas very briefly. With regard to the justice reform, as mentioned before, the justice reform in Albania is one of the most fully fledged but also groundbreaking reform that has taken place until now. It has a vital importance towards the integration of Albania in the European Union, but also it has and it bears an immense importance for the Albanian people. One of the underlying rationales of the reform was that the justice reform, the justice system in Albania before the reform has suffered from various issues and problems, among which was corruption, an endemic kind of corruption in the system, judicial cooperativism, lack of independence of the judges, and also institutional deadlocks in the process of appointment of the judges. But most importantly, one of the main problems of the justice system is that the citizens of Albania had lost their trust in the system overall, which means that one of the main scopes of the reform, the overall goals of the reform, is to reinstate this public trust in the justice system. The whole reform started 5 years ago, which is let's say a recent reform, but despite the 5 years, there have been immense and many new developments that have been taking place, and also new challenges to face. But I would like to share with you some of the highlights of the reform and our the results, the most tangible results of the recent developments. And I would most importantly focus on the vetting system of the judges and prosecutors that has taken place. It has been very successful this far in terms of the outcomes. Until now, 120 judges have resigned, have been dismissed. 111 have been dismissed. 59 judges have resigned, and 120 have been confirmed in office. This is a process which is ongoing. We know that it's a process which can be painful in terms of it takes much time. And one of the problems that it causes is that there will be increasingly vacancies in the justice system. And this is why one of the core requirements, one of the points that have been stressed and pointed out by the council in their 15 points was filling the vacancies at the Constitutional Court and the Supreme Court. In light of the recent developments, there have been new vacancies that have been filled at the Supreme Court. Three new judges were appointed in March this year. And despite the circumstances and of the pandemic, they have dealt with 700 cases this far. And this means that the whole mechanism has started to work again. Despite that, there are still pending cases of the Supreme Court, which will be dealt by the newly appointed judges. The High Council of Justice, the High Council of the Judiciary, is undertaking a process of appointing 11 new judges at the Supreme Court, coming from the judiciary, and one judge coming from the prominent lawyers category. We also have to bear in mind that since the vetting system and the vetting was appointed towards judges and prosecutors which were fined with problems with regard to their assets, or with regard to their proficiency, or with regard to their integrity, this kind of criteria
have to be borne in mind and have to be assessed for the newly appointed judges as well. So the process of appointing of judges at the Supreme Court becomes complicated because every new judge, every newcomer in the system has to undergo vetting as well. And as mentioned before by Vice Minister Dedia, the vetting process is not as easy. It's not a process which goes very briefly, but it's a process which needs to be borne in mind that it has to be very carefully conducted while keeping in mind all procedural rights of the judges and prosecutors. So with regard to the Constitutional Court, there are a few vacancies that are being filled right now in the sense that the Judicial Appointment Council had opened three new vacancies at the Constitutional Court, and they are undergoing the process of verification of candidates and the process of selecting and ranking the candidates, which also takes a reasonable amount of time because for each of the candidates, they have to undergo a very serious process. So with regard to the courts, there have been recent developments, and all the institutions are especially the Judicial Appointment Council, and also the with regard to the Constitutional Court and the High Council of the Judiciary with regard to the Supreme Court vacancies, are working very fast, but also trying to keep in mind that the process is complex, is difficult, and the process is also has to be successful, but it also has to be safe in the sense that either institution doesn't want their decision to be challenged to court. So this is why there has to be some sort of sense of cautiousness in all this process. And this is also has to be borne in mind, but let's say the EU institutions, when they try to assess the developments towards this criteria and this requirement. There has been tangible results with regard to other areas, such as, for example, establishing the institutions for the fight against corruption. All these institutions are new, which means that there is a new prosecution for the fight against corruption and organized crime, which is independent from the general prosecutor. There has been issues before in Albania, or let's say where allegedly the general prosecutor had interfered with regard to specific investigation of high profile cases. And that is why in the design of the reform of, in the justice system, and with a special focus on the anti-corruption institutions, was that this special prosecution has to be independent. It has to be made of 15 vetted prosecutors, which has to undergo a very process of, very strict process of let's say ranking by the High Council of the Prosecution and so on. This special prosecution will be assisted by the National Investigation Bureau, which is also a new institution established by in the course of the implementation of the justice system. Now we have a new director that was appointed as the head of this institution, and 60 investigators are currently being recruited. So the process has started, and it's supposedly it will bring their results, its results very, very fast. Since their inception, the special prosecutor has started to investigate cases on corruption and organized crime. Their focus has also been on the cases where the judges and prosecutors that have been vetted and following up the system, let's say the results of the vetting on some judges and prosecutors has served as a basis for the special prosecution to start their investigation. So on this basis, they have started the investigation for 9 Supreme Court and Constitutional Court judges and one former prosecutor general. These processes
are very serious in terms that they are being conducted very seriously and with a very serious commitment by the special prosecution. And hopefully the case will be brought to court, to the special courts, very, very fast. On top of this, the Ministry of Justice, based on the strategic framework on anti-corruption in Albania, is the coordinator, the national coordinator against corruption. In this framework, the Ministry of Justice has done a great deal amount of work towards establishing not only the framework for the fight against corruption within the administrative system in Albania, and also it has worked towards establishing key mechanisms in order to make sure that early prevention mechanism be established in the system overall. And also very recently, and most probably within the next 2 months, a new network of anti-corruption officers will be appointed in 17 core institutions, which will serve as a basis to retrieve information in order to make sure that all these cases are of alleged corruption be brought to the process of special prosecutor and then to the court. In this framework, it has been done a great deal amount of work also with regard to prevention and awareness raising. For example, in the new strategy, in the strategy on the cross-cutting strategy on anti-corruption, the main focus was being put towards how to prevent corruption within the administrative, the public administration, and how to raise awareness within the high-level executive, but also at the very, let's say, core levels and basic levels of public administration, both at the central and at the local level, which shows a significant commitment towards the fight against corruptions in different fronts, not only from the courts, but also from the government, in order to make sure that there is a comprehensive system and a functioning system for the fight against corruption. I think I would leave it here in order to leave some floor to questions. And I'm happy to, I'm happy that I was part of, and I am part of this, this table, and looking forward to any other events like in the future. Thank you. Grazie mille per essere entrata anche in dettaglio sul tema, e inviterei il vice ministro Julian Hodai, vice ministro per le questioni frontaliere, l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'Interno. Grazie. Buonasera a tutti. Anzitutto un ringraziamento va ovviamente agli organizzatori per averci dato questa opportunità. Ne parlavamo oggi con negli incontri con le istituzioni, che non è solo importante fare le cose, ma anche raccontarle, cioè che tutti possano sapere quello che si fa. E io partirei, noi come Ministero degli Interni abbiamo, come si dice, un po' di compiti assegnati dal Consiglio d'Europa, tra cui la lotta alla criminalità organizzata, la lotta all'immigrazione clandestina, e a partire da quello che ci si chiede, cioè rafforzare la lotta alla criminalità organizzata, noi negli ultimi anni siamo stati molto aggressivi in questo senso, sia nell'adottare la nuova legislazione, sia nel adottare nuove strutture che siano capaci di combattere questo fenomeno. Quando parliamo di legislazione, l'Italia penso sia il miglior paese al mondo che può insegnarci su questo, parliamo ovviamente sia di legislazione penale, sia di legislazione di prevenzione, che sarebbe poi quella che tutti chiamano in gergo legislazione antimafia. Quest'anno abbiamo fatto passi avanti importanti in questa direzione, perché abbiamo adottato una legislazione molto più aggressiva, proprio con l'intento di andare a fornire
le forze di pubblica sicurezza e gli investigatori dello strumento legislativo necessario per poterlo usarlo al meglio in questa direzione. Cioè, la legislazione antimafia albanese fino a questo punto qua era principalmente basata sul sequestro e la confisca dei beni. Noi abbiamo aggiunto anche altri due componenti che mancavano a questa legislazione, che sarebbero poi le misure di sicurezza, le misure di prevenzione personali, nonché quelle economiche. Cioè, così il quadro va a completarsi, nel senso che le misure personali ovviamente servono a impedire alla persona di poter partecipare in attività criminali. Il sequestro dei beni e la confisca eventuale assolutamente tolgono il potere finanziario dalle mani dei gruppi criminali, mentre ovviamente le sanzioni economiche impediscano che soldi provenienti da attività illecite, quindi criminali, possano essere immessi nell'economia, quindi esclusione da gare pubbliche, da appalti e via dicendo. A tal proposito è stata creata una struttura speciale all'interno della Polizia di Stato che si occupa proprio di questo fenomeno. Diciamo che potenzialmente soggetti di questa nuova legislazione sono circa 7.000 soggetti, ma di cui da febbraio ad oggi, quindi parliamo in pochi mesi, se uno calcola anche la pandemia, ci sono circa 950 fascicoli aperti, cioè sotto investigazione, e più di 150 decisioni delle procure competenti o delle corti competenti. Nel 2000, cioè, un altro fenomeno a cui si fa molta attenzione è la lotta al money laundering, oppure il sequestro dei beni o l'impedimento di finanziare attività criminali. Se parliamo nel 2019, sono state sequestrate circa 95 milioni di euro di beni provenienti da attività illecite, il che è quasi il quadruplo di quanto succedeva 3 o 4 anni fa, proprio perché è stato messo più focus a questa attività. Un'altra direzione molto importante in cui si è proceduto in questi anni, parlo degli ultimi 3 o 4, è il miglioramento delle risorse materiali, nonché le risorse umane. È stato introdotto per la prima volta nel reclutamento alla Polizia di Stato albanese un sistema a doppio binario, cioè oltre alla via classica che uno appena finito le scuole superiori va a inquadrarsi nella forza di polizia, c'è anche una via, diciamo, diversa che abilita quegli studenti di eccellenza che hanno un master in economia, finanza o giurisprudenza di accedere immediatamente ai gradi superiori, cioè diventare sottufficiali, che sarebbe poi la prima categoria abile a fare delle indagini. E tutto questo è per attrarre in meglio. Noi abbiamo reclutato circa 50 persone all'anno in questa maniera tra 2018 e 2019, proprio per dare più qualità alle indagini che vengono fatte, specie su fenomeni complessi che sarebbero poi le finanze o le diverse attività criminali che proprio i gruppi organizzati mettono in essere. Una cosa di cui siamo molto molto fieri è quello che chiamiamo il FAST Albania. Il FAST non sarebbe altro che le Fugitive Active Searching Teams, ossia, che è un acronimo in inglese ovviamente, per definire quelle squadre speciali che sono abilitate alla ricerca di ricercati. È il primo paese balcanico, parliamo di Balcani occidentali ovviamente, escludendo Croazia e Slovenia, che ha una squadra del genere, ed è parte dell'ENFAS, che sarebbe poi la European Network di questo fenomeno, e questo va a migliorare di parecchio anche la cooperazione internazionale. Moltissime volte si è sofferto nella qualità delle indagini proprio per il fatto che c'era mancanza di comunicazione e di informazione con i vari paesi, anche membri dell'Unione Europea. Se uno mette in comparazione le cifre tra 5-6 anni fa e oggi, vediamo un incremento delle informazioni che vanno e vengono dall'Europol, dall'Interpol, dai vari stati membri. Ovviamente non sto qui a lodare l'Italia, perché con l'Italia c'è una cooperazione trentennale, molto, è quasi fraterna, quindi l'Italia non è mai stato un problema, ma altri stati sì. E quindi, se vi dovessi dare un numero, solo nel 2019 ci sono state 74 operazioni con almeno un altro Stato europeo, ma
è una cosa grossa immaginare che nell'arco di un anno ci sono 74 operazioni congiunte con altri stati. Significa che gli investigatori si incontrano, pianificano le indagini, che i procuratori si mettono in contatto, scambiano informazioni, gli atti partono allo stesso tempo. Se devo fare un esempio di questa cosa, non so, in Italia un po' di giorni fa è stata anche pubblicizzata abbastanza l'operazione Los Blancos, diretta da la DDA di Firenze, ma con una cooperazione molto importante della polizia albanese. Un'operazione che è andata dalla Francia, Olanda, Italia, Albania fino a Dubai contro un gruppo che era molto molto attivo, specie nel traffico della droga. Un'altra questione, o un'altra cosa di cui siamo fieri, direi, è la lotta alla cannabis. Per moltissimi anni l'Albania è stato considerato un paese coltivatore, un paese di passaggio di droghe. Adesso non sto a parlare qui delle droghe forti perché il fenomeno è non molto importante, per quanto l'Albania non sembra un punto di transito molto interessante anche per i gruppi criminali, perché hanno altri accessi all'Unione Europea. Ma per quanto riguarda la cannabis, siamo molto molto fieri di affermare che abbiamo avuto risultati eccellenti nel 2017, 2018, 2019 e li avremo anche nel 2020. E non siamo solo noi a dirlo, ma una grossa mano ce la dà anche l'Italia tramite l'operazione di sorvoli e monitoraggio aereo che viene operata dalla Guardia di Finanza e appoggiata ovviamente dal Ministero degli Interni italiano. È dal 2012 che la Guardia di Finanza vola sull'Albania, copre più o meno un quarto del territorio, volano per circa 200-250 ore durante la stagione e sono un grosso aiuto per la polizia albanese in termini di mezzi e di esperienza. Ovviamente loro fanno il monitoraggio dall'aria, la polizia albanese opera via terra. E quindi possiamo dire certamente che finalmente che l'Albania non è più nella mappa di quei paesi coltivatori, e lo dimostra anche un altro fatto. Se uno va a guardare i rapporti semestrali della DCSA, che sarebbe poi la Direzione Italiana Centrale Servizi Antidroga, vedrà che i numeri, o meglio, la cannabis sequestrata in Italia durante gli anni è calata drasticamente. Parliamo da decine di tonnellate del 2017 a meno di una tonnellata del 2019. Quindi il duro lavoro che anche la polizia albanese fa sul terreno, insieme alla cooperazione internazionale, dove l'Italia ovviamente fa la parte di leone, pensiamo che abbia contribuito ad ottenere questo risultato. Un'altra questione che discutiamo sempre con i partner europei è l'immigrazione clandestina. L'immigrazione clandestina, specialmente l'Albania, è in quella zona che viene chiamata la cosiddetta rotta dei Balcani. Cioè un punto di transito di tutti quelli immigrati che vengono dalla Siria, dall'Afghanistan, via Turchia, Grecia e cercano di passare anche attraverso l'Albania. L'Italia non è direttamente coinvolta perché non ci sono episodi di transito dall'Albania verso l'Italia, più che altro gli immigrati cercano di raggiungere il Montenegro e procedere poi verso l'Europa centrale. Però anche in questo campo, nonostante qualche numero in crescita negli ultimi anni, la situazione non è allarmante. Stiamo procedendo, in questo campo siamo fieri di un'altra cosa, che siamo i primi nei Balcani, siamo il primo paese ad avere un accordo con Frontex, sarebbe poi l'European Border and Coast Guard Agency, che sarebbe poi l'agenzia europea che si occupa delle frontiere. Siamo il primo paese balcanico ad avere un accordo del genere, abbiamo circa ogni volta 40 ufficiali di Frontex sempre presenti sul territorio albanese, principalmente al confine con la Grecia. Ovviamente loro vanno a rotazione di 3-4 settimane, ma in totale da quando questo accordo è stato messo in pratica circa 300 ufficiali di Frontex sono stati presenti e hanno servito in Albania, il che non è una questione solo di aiuto nei numeri. Per una forza piccola di polizia come l'Albania anche 30 persone in più fanno molto comodo. Io direi che il grosso vantaggio è l'esperienza che portano e quello che condividono con i loro colleghi. Sono sempre ufficiali di polizia che domani lavoreranno sempre insieme. Quindi a conoscersi sul terreno, ad avere anche una relazione personale, oltre a quella istituzionale,
non può far altro che bene. Io mi fermerei qui, sarò molto felice di rispondere a delle domande se ci sono. Vi ringrazio. Grazie, grazie mille. Io approfitterei di alcuni, ancora qualche minuto, approfittando della disponibilità vostra, e chiederei a Arturo Varvelli, European Council for Foreign Relations, e a Luisa Chiodi dell'Osservatorio Balcani Caucaso, che è collegata, se vogliono fare un breve intervento, una domanda, e anche se ho lanciato la possibilità di inviare domande agli ascoltatori tramite l'opzione Q&A, e nel caso di indicare a chi rivolgono la domanda. Grazie Daniele, e grazie naturalmente alla delegazione albanese qui presente, e che non solo manifesta e ha manifestato dalla famosa, diciamo, azione di Edi Rama, quando ci inviò diciamo la delegazione importante di medici albanesi, ma anche oggi ci dimostrano tutta l'empatia, conoscendo benissimo la lingua italiana e parlando un italiano splendido. Quindi questo fa capire quanto ci tengano all'amicizia e alla solidarietà con l'Italia. Al di là dell'amicizia che ci lega, ci sono interessi comuni evidenti tra i due paesi. Interesse dell'Italia straordinario è ad avere un'area di sicurezza, di stabilità, di crescita economica nell'Adriatico in generale, ma naturalmente più nello specifico con l'Albania. E io penso che, ad esempio, delle belle parole siano state spese anche a livello europeo recentemente da Ursula von der Leyen, quando ha parlato nello Stato dell'Unione della possibile adesione di Albania e Nord Macedonia, naturalmente. Quindi io volevo sapere da loro come valutano questi ultimi passaggi da parte dell'Unione Europea. La domanda è per l'ambasciatore Maz, ma anche per l'ambasciatore Lani, insomma, per chi di voi vuole in qualche maniera rispondere. Grazie. Se magari raccogliamo anche Luisa Chiodi, a cui adesso do la parola online. Sì, sono. Mi sentite? Sì, bene. Vi ringrazio anch'io. Purtroppo non sono a Roma e non ho il piacere di incontrarvi di persona, ma mi ha fatto molto piacere ascoltare questi interventi. Penso che, così, vorrei più che una domanda fare un'osservazione, anche un auspicio. Diciamo che delle tante cose importanti che sono state fatte, c'è sicuramente bisogno di farle conoscere di più, in primis ai partner europei, ma anche e soprattutto ai cittadini albanesi, perché in qualche modo si convincano dei risultati per la loro di esistenza, per la loro di vita, risultati molto importanti. La riforma della giustizia è cardine, cuore di una vita civile solida. La cosa importante che l'Albania segnala a tanti paesi dei Balcani e in generale credo a tutti i paesi che fanno parte di un organismo sovranazionale, o meglio a questo punto transnazionale come l'Unione Europea, è che appoggiandosi ai meccanismi dell'Unione Europea si riescono a fare riforme molto delicate, molto difficili, che probabilmente da soli non si riuscirebbe a fare. E quindi questo credo sia l'esempio che l'Albania può dare, in primis con la riforma della giustizia, riforma davvero complessa. Però vorrei, l'auspicio per conto mio rispetto all'Albania è che nei prossimi tempi, se altri partner europei dovessero nuovamente rallentare il percorso di integrazione, nulla osta a che l'Albania proceda speditamente nell'acquisizione delle normative, a questo punto in altri settori, dal campo ambientale a quello dei diritti civili e via discorrendo, perché nel momento in cui si aprissero i negoziati o si aprissero i singoli capitoli si possono anche chiudere immediatamente. E invece ci sono vari paesi dei Balcani che
li hanno aperti da anni e non li riescono a chiudere. Quindi l'auspicio, per essere più chiara, è che al di là del sostegno esterno si proceda speditamente, perché queste sono riforme di cui i cittadini albanesi hanno bisogno. Poi riusciremo, nel momento in cui le riforme sono ben avviate, a far sapere anche ai partner europei che l'Albania è pronta. Ecco, se fosse un paese molto più avanti, probabilmente le difficoltà che ha incontrato in questi anni con i paesi più ostili all'apertura dei negoziati non ci sarebbero stati. Quindi l'auspicio è andate avanti lo stesso, determinati, perché è chiave e prima o poi davvero ce la faremo. Grazie. Grazie. Funziona? Ma devo dire che dal 2018 la Commissione europea ha scritto correttamente e chiaramente che il processo dell'adesione per l'Albania e la Macedonia del Nord si deve andare avanti. E sottolineato che i paesi devono aprire le negoziati con il nostro paese. E poi sono passati 2 anni, dal 2018 al 2020, nel marzo scorso, quando il Consiglio europeo, finalmente, con pieno supporto dell'Italia, ha deciso politicamente di aprire le negoziati con l'Albania. Così questo è un grande incoraggiamento per noi di andare avanti in modo ancora più risoluto, con determinazione, e andare avanti in questo percorso dell'integrazione. Così io spero che quando ci sentiamo queste opinioni del Presidente von der Leyen e altri commissionari Barley e altri commissionari, noi siamo molto incoraggiati di andare avanti con determinazione e con dimostrazione del nostro cammino. E mi pare che l'adesione dell'Albania nell'Unione Europea è una realtà. Adesso è una realtà tangibile, è una realtà raggiungibile. Speriamo che questi 2 anni che hanno passato, dal 2018, o meglio, dal 2003, quando noi abbiamo cominciato le procedure per l'adesione con l'accordo di associazione con l'Unione Europea, hanno passato quasi 17 anni adesso. Siamo adesso, mi pare, e siamo convinti che è arrivato il momento di aprire, di cambiare la pagina, di adottare il quadro negoziatorio e prendere una decisione per la prima conferenza intergovernamentale, che è solamente l'inizio delle discussioni sulla tavola tra noi e l'Unione Europea. Grazie per il commento e per anche il commento di signora Chiodi. Grazie alle questioni. Posso aggiungere due parole? Cioè, devo continuare con il microfono? Ah, ok. Cioè, dal momento in cui c'è una nuova dichiarazione, una nuova posizione della nuova Commissione, il messaggio di dare un altro ritmo, velocità, dinamismo al processo di adesione o di integrazione, per gli albanesi è prendere, cioè cominciare a impegnarsi di più. Quindi noi siamo consapevoli che questo è un processo, anche abbiamo la sicurezza e la garanzia, che questo è un processo irriversibile. D'altronde, per gli albanesi,
l'Albania dalla A alla Z non ce n'è un'altra via, non ci sono altre alternative. L'Unione Europea è il nostro ritorno o rientrare nella famiglia che, a cui apparteniamo di stato naturale, quindi è il nostro unico, primo ed ultimo impegno, primario praticamente, ma riteniamo che sia così anche per la, i Balcani occidentali. Quindi insieme alla Macedonia Nord siamo incamminati in questo processo e ce la stiamo mettendo tutta. Cioè l'ha detto il Vice Ministro degli Esteri, siamo consapevoli che questo è un percorso, ma deve essere ben capito anche per i Paesi membri. È un percorso che inizierebbe con questa prima conferenza intergovernativa. Quindi la decisione sarebbe politica, essenzialmente politica, e bisogna ragionare in chiave di geostrategie, per cui tutti i paesi membri della famiglia UE devono essere consapevoli. L'Italia lo è, lo devono sapere anche tutti, anche gli altri, che a volte poi ci si scordano un po' di queste cose, perché la sicurezza magari va ridotta in quella che è quella più diretta, quella più vicina. Ma se parliamo in termini di Europa, qui la sicurezza è sia degli italiani che dei francesi, olandesi e così via. Posso aggiungere solamente un'osservazione? Noi sentiamo da anni l'allargamento, la terminologia con l'allargamento, ma quando si vede da più vicino, questo non è un processo di allargamento, perché i confini dell'Unione non cambiano est, ovest, sud o nord. Questo è un giardino tramite i confini dell'Unione, che probabilmente è meglio di usare la parola inclusività, inclusa nell'Unione Europea, perché i nostri paesi, i Balcani occidentali, sono soltanto un giardino dell'Unione Europea, dell'Europa Unita. Così mi pare che probabilmente gradualmente arriviamo a anche un cambiamento delle terminologie che probabilmente non riflettano la realtà di oggi. Grazie. Grazie davvero anche per quest'ultima osservazione. La terminologia ha la sua importanza, è un processo di inclusione di quelli che sono dei confini che appartengono già naturalmente all'Europa, e su questo credo che appunto siamo convinti. Io vi ringrazio moltissimo chi ci ha seguito, Arturo e Varvelli, Luisa Chiodi. Sarebbe interessante poterci riaggiornare rispetto al processo in corso nei prossimi mesi, con la speranza che appunto l'invito e l'appello perché appunto si arrivi entro la fine dell'anno al primo passo ufficiale possa essere effettivamente possa concretizzarsi. E grazie ancora a tutti quanti.